Venerabili padri, fratelli e sorelle, da 2000 anni la Chiesa annuncia e celebra in questo giorno la morte del Figlio di Dio sulla croce. A ogni messa dopo la consacrazione essa proclama: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Un'altra morte di Dio però viene proclamata da un secolo e mezzo ad oggi nel nostro mondo occidentale secolarizzato, quando nell'ambito della cultura si parla della morte di Dio e quest'altra morte di Dio ideologica, non storica, che si intende. Alcuni teologi, per non rimanere indietro rispetto ai tempi, si affrettarono a costruirci sopra una teologia, la teologia della morte di Dio. Non possiamo far finta di ignorare l'esistenza di questa diversa narrazione, senza lasciare preda del sospetto tanti credenti. Questa diversa morte di Dio ha trovato la sua perfetta espressione nel noto proclama che Nietzsche, il filosofo, mette in bocca all'uomo folle che arriva trafelato sulla piazza della città. «Dove è andato Dio?» gridò. Ve lo dico io, siamo stati noi a ucciderlo, voi ed io. Non ci fu mai un'azione più grande. Tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno in virtù di questa azione a una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi. Nella logica di queste parole, e credo nelle attese del loro autore, c'era che dopo di lui la storia non si sarebbe più divisa in avanti Cristo e dopo Cristo, ma avanti Nietzsche e dopo Nietzsche. Apparentemente non è il nulla che viene messo al posto di Dio, ma l'uomo. Più precisamente il superuomo o l'oltreuomo. Di questo uomo nuovo si deve esclamare ormai con un sentimento di compiacimento e orgoglio, non di compassione: ecce homo, ecco il vero uomo. Non si tarderà però a rendersi conto che è rimasto solo l'uomo è nulla. Che mai facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Prosegue il folle, l'uomo folle. Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? La risposta tacita e rassicurante dell'uomo folle a queste sue domande è: no, non vagheremo in un infinito nulla, perché l'uomo assolverà lui il compito assegnato finora a Dio. La nostra risposta di credenti è invece sì, ed è esattamente quello che è successo e che sta succedendo. Stiamo vagando come attraverso un infinito nulla. È significativo che proprio nel solco dell'autore di quel proclama si sia arrivati a definire l'esistenza umana un essere per la morte e a considerare tutte le supposte possibilità dell'uomo
delle nullità in partenza. Al di là del bene e del male è stato un altro grido di battaglia di questo filosofo. Ma al di là del bene e del male c'è solo la volontà di potenza. E noi sappiamo bene dove essa conduce, dove ci sta conducendo. Non ci è lecito giudicare il cuore di un uomo che solo Dio conosce. Anche l'autore di quel proclama ha avuto la sua parte di sofferenza nella vita. E la sofferenza unisce a Cristo forse più di quanto le invettive separino da Lui. La preghiera di Gesù sulla croce, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, non fu pronunciata solo per quelli che erano presenti quel giorno sul Calvario. Mi torna in mente un'immagine che ho osservato talvolta dal vivo e che spero sia diventata realtà nel frattempo per l'autore di quel proclama. Un bimbo arrabbiato cerca di colpire con pugni e graffi sul viso il proprio padre, finché, esaurite le forze, cade piangendo tra le braccia di lui, che lo acquieta e se lo stringe al petto. Non giudichiamo, ripeto, la persona che solo Dio conosce. Il seguito però che quel proclama ha avuto, quello sì che lo possiamo e lo dobbiamo giudicare. Esso è stato declinato nei modi e con i nomi più diversi, fino a diventare una moda, un'atmosfera che si respira negli ambienti intellettuali dell'Occidente postmoderno. Il denominatore comune di tutte queste diverse declinazioni è il totale relativismo. In ogni campo, etica, linguaggio, filosofia, arte e naturalmente religione. Nulla è più solido, tutto è liquido o addirittura vaporoso. Al tempo del romanticismo ci si crogiolava nella malinconia, oggi nel nichilismo. Come credenti è nostro dovere mostrare cosa c'è dietro o sotto quel proclama. E cioè il guizzo di una fiamma antica, l'improvvisa eruzione di un vulcano mai spento dall'inizio del mondo. Il dramma umano ha avuto anch'esso il suo prologo in cielo. In quello spirito della negazione che non accettò di esistere in grazia di un altro. Da allora egli non fa che reclutare sostenitori della sua causa. Primi fra essi gli ingenui Adamo ed Eva. Sarete come Dio, conoscerete il bene e il male. All'uomo moderno tutto ciò non sembra che un mito esiologico per spiegare il male del mondo. E nel senso positivo che oggi si dà alla parola mito, tale esso è in realtà. Ma la storia, la letteratura, la stessa nostra esperienza personale ci dicono che dietro questo mito c'è una verità trascendente che nessuna narrazione storica o ragionamento filosofico potrebbero trasmetterci. Dio conosce il nostro orgoglio e ci è venuto incontro, annientandosi Lui per primo davanti ai nostri occhi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Dio, siamo stati noi a ucciderlo, voi ed io, grida l'uomo folle. Questa cosa tremenda si è di fatto realizzata una volta nella storia umana, ma in senso ben diverso da quello inteso da lui. Perché è vero, fratelli e sorelle, siamo stati noi, voi ed io, a uccidere Gesù di Nazaret. Egli è morto per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo. Ma la sua risurrezione ci assicura che questa strada non va verso la disfatta, ma con il nostro pentimento porta a quella apoteosi della vita, invano cercata altrove. Perché parlare di questo durante la liturgia del Venerdì Santo? Non per convincere gli atei che Dio non è morto. I più celebri tra essi l'hanno scoperto per conto proprio, nel momento in cui hanno chiuso gli occhi alla luce, o meglio alle tenebre di questo mondo. Quanto a quelli tra loro ancora in vita, per convincere occorrono ben altri mezzi che le parole di un vecchio predicatore. Mezzi che il Signore non farà mancare a chi ha il cuore aperto alla verità, come chiederemo a Dio fra poco nella preghiera universale. No, lo scopo vero è un altro. È trattenere i credenti, chissà magari soltanto qualche studente universitario, dall'essere attirati dentro questo vortice del nichilismo che è il vero buco nero dell'universo spirituale. Fa risuonare fra noi l'ammonimento sempre attuale del nostro Dante Alighieri. Siate cristiani a muovervi più gravi. Non siate come penna ad ogni vento e non crediate che ogni acqua vi lavi. Continuiamo, venerabili padri, fratelli e sorelle, a ripetere con commossa gratitudine e più convinti che mai le parole che proclamiamo a ogni messa. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.